Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con NBeads. Per chi si fosse perso l'unboxing di NBeads, ve lo linko qui nella i di informazione. Ho preso davvero tantissime cosine interessanti, perdonate, ma qui tuona tantissimo, c'è un temporale in corso e sto cercando di ovviamente di registrare sempre questo tutorial. Da NBeads principalmente ho preso questi cordoncini per realizzare dei braccialettini estivi. Sono esattamente due pezzi, questo è il codice, e sono davvero dei braccialettini molto versatili perché sono fatti in questo modo. Vedete, hanno già tutto l'occorrente, anche la chiusura. Questa è la chiusura scorsoria e qui basta soltanto aggiungere nel centrale una piccola decorazione per poi realizzare un graziosissimo braccialetto. Quindi proprio con questo cordoncino andremo a realizzare un tutorial. Ho pensato di aggiungere a questo cordoncino dei, aspettate che trovo, eccoli qui. Ho preso anche questo dal sito di NBeads, che sono appunto degli chaton da 8 mm della Swarovski in colorazione Siam. Questo è il codice, sono esattamente 6 pezzi. All'interno della confezione sono presenti 5 perché già uno l'ho incastonato e sono davvero molto versatili anche questi. Si possono realizzare davvero tantissime cose interessanti. In passato le ho utilizzato anche per realizzare i miei Secret Garden. In quel tutorial ho realizzato appunto i Secret Garden partendo proprio da uno chaton da 8 mm per realizzare degli orecchini a perno a forma di fiorellino. Quindi vi lascio il tutorial anche nella i di informazione dei Secret Garden. E niente, adesso vi illustro come vado a realizzare questo braccialettino estivo. Ovviamente non è proprio un tutorial passo passo, ma più una pillola creativa. Rieccomi, ho incastonato appunto lo chaton da 8 mm con 20 rocaille della Toco di base. Vi lascio il tutorial qui per l'incastonatura del rivoli barra chaton, perché scorsa settimana ho realizzato un tutorial, il tutorial degli orecchini Sanem, e in quel tutorial lì vi ho spiegato passo passo come si fa ad incastonare un rivoli da 8 mm. Io ho realizzato i medesimi passaggi sia per il davanti e sia sul retro di quel tutorial e ho appunto incastonato questo chaton da 8 mm in colorazione Siam. In più, come vedete, ho aggiunto anche queste due piccole perline alle due estremità. Queste perline ci consentono, ovviamente, dopo aver aggiunto il salvafilo, di agganciarle qui al braccialettino con questi anellini. Prima di fare questo passaggio, vi mostro dove ho inserito appunto la rocaille, questa qui sporgente. Vedete, io sono fuoriuscita esattamente da questa rocaille qui centrale. Sono partita con 20 rocaille della Toco, colorazione Permanent Finish, quelle lì, le Starlight, e poi ho realizzato un giro con le Cherry, queste qui rosse, e poi ovviamente due giri di rocaille 15-0 sul retro e due giri di rocaille 15-0, e poi ovviamente ho chiuso la lavorazione sul retro effettuando delle diminuzioni. Però vi lascio, come dicevo prima, vi lascio il tutorial per chi fosse alle prime armi. Poi ho aggiunto queste perline qui, questa qui che vi indico appunto con l'ago. Sono appunto risbucata da una perlina qui centrale, ho aggiunto appunto la rocaille oro e poi mi sono rinfilata nella rocaille che veniva subito dopo. Poi ho lasciato esattamente 4 spazietti, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto spazietto e poi di nuovo rocaille. E anche dall'altra parte sono presenti sempre 4 spazietti vacanti, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, in modo che le due perline sono parallele. A questo punto io fuoriesco esattamente da questa perlina qui, l'ultima rocaille inserita sul lago è appunto questa. Rientro in questa rocaille qui in basso, rientro andando in direzione opposta in questa rossa e rientro in questa dorata centrale. E rientro in questa sporgente. Ed ecco qua, che fuoriesco appunto dalla rocaille sporgente.
A questo punto prendo un salvafilo, questo è appunto il salvafilo per chi non lo conoscesse, ed eccolo qua, sempre se la telecamera zoomma, eccolo, ha appunto due fori e mi rinfilo appunto in uno di questi fori. Ed ecco qua, e adesso rivado nel secondo foro del salvafilo. E rientro ovviamente anche nella rocaille. Faccio questo passaggio ovviamente diverse volte per poter agganciare bene il salvafilo alla lavorazione. Questo è il risultato, vedete, ho agganciato appunto il salvafilo. Adesso sono ripassata ovviamente all'interno di questa lavorazione andando a zigzag per poter uscire dall'altra perlina sporgente e rifare i medesimi passaggi e aggiungere il secondo salvafilo. Questo è il risultato, ho agganciato anche il secondo salvafilo, poi sono ripassata più e più volte all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare il filo in eccesso e questo è il risultato. Il nostro centrale è pronto, questo è il retro. Adesso prendo appunto il cordoncino, questo qui rosso, delle pinze e vado ad agganciare l'anellino appunto al salvafilo. Ok, questo è il primo. Sul sito di NBIZ ho preso davvero tantissime cose interessanti, sia in argento e sia in oro, in colorazione oro. Quelle oro che vanno bene appunto vicino a questo braccialettino sono queste qui. Ho preso queste graziosissime pendenti con la Madonnina. Questo è il codice. Sono sempre in argento tibetano, questo qui è il codicino, ve lo mostro anche da vicino questo bellissimo pendente, davvero molto molto carina, ben fatta, questo è il retro e secondo me ci sta benissimo anche una Madonnina qui vicino al braccialettino come simbolo di protezione. Se no, ho preso anche questo qui, quest'altro è il codice, sono 10 pezzi, sempre in argento tibetano e sono appunto degli elefantini, anche questi portano buono auspicio. E poi ho preso anche le tartarughe, questo è il codicino e queste appunto sono le tartarughine. Io ho scelto la Madonnina, quindi vado ad agganciare una Madonnina, prendo un anellino in acciaio. E vado ad agganciarla qui in alto. Ok, in questo modo. Carinissimo, ve lo mostro indossato e poi vedo se devo fare altre aggiunte. Ed eccolo qua, questo è il braccialettino indossato. È carinissimo, io lo adoro sia con sia semplice e sia appunto con la Madonnina. Davvero molto molto carino. Poi è semplicissimo aprirlo e richiuderlo. Niente ragazzi, oltre a questa decorazione qui, poi sul sito di NBIZ ho preso anche queste altre decorazioni, un attimino che ve le mostro, e sono delle perline in acciaio da 4 mm e volendo possiamo anche agganciare qualche pallina qua e là, anche vicino al cordoncino laterale con i chiodini. Anche queste sono delle idee carinissime per creare tutti questi braccialettini carinissimi ed estivi. Niente, questo tutorial termina qui. Spero che questa pillola creativa sia stata di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!